Dal libro della Sapienza. Gli empi dicono: tendiamo insidie al giusto, perché scende imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni. Ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Moneta falsa siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini come incontenze. Proclama beata la fine dei giusti e si vanta di aver Dio per Padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Proviamo ciò che gli accadrà alla fine. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. La pensano così, ma si sbagliano. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i segreti di Dio, non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo appena ascoltato questa seconda parte del secondo capitolo del libro della Sapienza, che è bellissimo, anche se drammatico, perché se leggiamo con calma queste parole non avremo difficoltà nel comprendere come esse si sono adempiute alla lettera nella vicenda di nostro Signore Gesù Cristo. Alcuni di questi passaggi sono stati proprio citati testualmente dai suoi nemici, anche dalle ingiurie che gli hanno rivolto sotto la croce: scendi dalla croce, perché se Dio è tuo Padre ti libererà dalle nostre mani e ti dovrà aiutare, ti potrà lasciare morire in questo modo infame. E tutto quello che abbiamo ascoltato è veramente stato storia in Gesù. Dovrebbe essere storia anche in noi che siamo suoi discepoli. Tutti siamo suoi discepoli, tutti continuamente dobbiamo volgere lo sguardo alla parola e all'esempio di vita del nostro Maestro. Dal Papa fino all'ultimo battezzato siamo tutti discepoli di Gesù e dobbiamo sempre volgerci a Lui e imparare dal Maestro. Che cosa dobbiamo imparare dal Maestro? Il Maestro ha avuto anzitutto, ed è questo il grande problema, diciamo così, del giusto, una vita santa e irreprensibile. Per riflettere bene bisogna partire dall'ultima provocazione degli empi. Quando dicono: mettiamo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Dicono i maestri di spirito che un santo vero si riconosce da due cose:
Primo, si arricchisce, cioè mantiene sempre il controllo dell'ira, rimane sempre mansueto, dolce, non quando non c'è nessun problema, ma quando viene provocato e tormentato in tutti i modi possibili. Cioè fino a quando la sua pazienza viene messa a durissima prova e continua a rimanere dolce, mite e mansueto. La seconda cosa è quando il giusto, il santo, è capace di abbracciare la volontà di Dio, saggiare la sua rassegnazione. Rassegnazione è una parola di cui in italiano abbiamo una percezione non troppo positiva, no? Perché sembra quasi una cosa che facciamo nostro malgrado, purtroppo non si può fare nient'altro e facciamo così. Nel senso più forte e più bello di quello, rassegnazione significa appunto abbracciare quello che Dio mette davanti, qualunque cosa essa sia, gradevole o sgradevole che sia. Ecco, queste sono proprio le caratteristiche più forti, più belle, ecco, che Gesù ha mostrato in tutta quanta la sua esistenza. E noi dobbiamo confrontarci con queste cose. Non dipende solo da noi riuscire a vivere in grado eroico, no? Queste due virtù. Abbiamo bisogno del suo aiuto, abbiamo bisogno della sua grazia, però certamente dobbiamo guardare Gesù, confrontarci bene con la sua testimonianza, con la sua vita, e quantomeno prendere atto che ogni volta che ci discostiamo da questo stile, cominciamo a passare dalla parte degli empi, anche se magari non vorremmo, ma di fatto è così. Gli empi dicono: è diventata una condanna dei nostri sentimenti, cioè è diventato insopportabile solo vederlo, attenzione, perché la sua vita è diversa da quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Se noi fossimo capaci di vivere davvero da discepoli di Gesù, le persone che ci stanno intorno se ne accorgerebbero. E non se ne accorgerebbero perché diventiamo un po' mezzi fanatici, che stanno sempre a fare le prediche, che parlano sempre di Dio, dovunque uno si gira, con quelle cose che a volte è normale anche che accadano, no? Specialmente in chi si riavvicina alla fede dopo tanto tempo che sta lontano. Gli viene spontaneo condividere, comunicare, quindi per carità, sono cose che ci possono stare, no? Ma le persone vengono colpite se vedono che la nostra vita è diversa dagli altri, diversa concretamente, o diversa semplicemente dal fatto che siamo ritornati in chiesa, cosa importantissima, andiamo a messa, cosa importantissima. Siamo qui davanti a Gesù, cosa ancora più importante, perché questo è proprio un atto libero di amore che noi facciamo a Gesù, non c'è nessun precetto di essere presenti ad adorare. Sono cose che il Signore, per carità, ci ricompensa ampiamente, con grazia in questa vita e con gloria nell'altro mondo, perché non è la stessa cosa essere qui a dedicare un po' del nostro tempo ad adorare Gesù piuttosto che essere altrove, quindi intendiamoci bene. Però tutto questo deve pian piano, ecco, lentamente, dare luogo a uno stile di vita differente da quello degli altri. Pensiamo alla pienza, alla dolcezza, alla mansueta. Il discepolo di Gesù non si arrabbia, non si arrabbia più, non è aggressivo, non è offensivo, non è mai volgare, non asseconda atteggiamenti brutti nei confronti del prossimo, atteggiamenti di giudizio, atteggiamenti di disprezzo, atteggiamenti di critica, quegli stessi atteggiamenti che se noi ci pensiamo quanto ci feriscono quando qualcuno li rivolge nei nostri confronti,
Quanto ci dispiace quando qualcuno ci insulta, quando qualcuno ci disprezza, quando qualcuno ci tratta male, ci strilla dietro, ci mortifica, ci umilia, ci manca di rispetto, e non è delicato, non è dolce per noi. Tutti cerchiamo questo. E Dio così si comporta con noi, Gesù così si è comportato, questo è l'esempio che ci ha dato. Allora, certamente uno dice, ma io non ce la faccio, sono meno morbido, ho il mio carattere, sono irascibile, sono in mondo, ho tante abitudini che mi portano nella vita, tutti ce le portiamo queste cose, no? Ecco, però Gesù lo sa. Però Gesù sa anche che se io guardando lui dico, Signore, io mi sento tanto piccolo, mi sento tanto lontano da questo modo di essere, di fare, ho tante difficoltà, ho passato una vita a comportarmi in un certo modo, però io capisco che questa è la verità, capisco che questa, se io farò questo sarò felice, non solo sarò felice, farò felice te e farò felice anche il prossimo. Quanto è bello quando andiamo a letto la sera e magari pensiamo agli incontri che abbiamo avuto durante la giornata, pensare che abbiamo donato un sorriso, una parola di conforto, abbiamo dato forza a una persona, e l'abbiamo incoraggiata, l'abbiamo trattata bene, l'abbiamo ascoltata, senza magari subito interrompere e tante altre cose. Queste sono le cose che si vedono. Allora, chi ci vede si divide anche qui in due fazioni. Le persone che ci hanno il cuore aperto e che dicono, ma guarda un po' questo, la sua vita è diversa da quella degli altri. Che ci avrà? Voglio diventare un meglio come lui. E questi sono i candidati a diventare giusti. Non perché Dio faccia discriminazioni, ma perché ci hanno il cuore aperto, perché Dio vorrebbe che tutti fossero santi. Non ci divertiamo non perché Dio non vuole, perché non vogliamo noi. E poi ci sono quelli che hanno il cuore chiuso, sono gli empi, e che vedendo una persona che si comporta diversamente, anziché avere l'umiltà di prendere un buon esempio, dicono, ah, guarda questo, ah, chi si crede di essere, ah, fa il saltarello, non ti faccio vedere io, chiamo la prova con insulti e tormenti, no? Lui campa così, non si può dire mai una parola, questo non chiacchiera, non fa le condicenze, quindi la mia vita lui la considera moneta falsa, schiva le mie abitudini, non viene a fare i postericoli, i conciliaboli, i crocicchi dove si taglia la luce a destra, alle spalle del prossimo, no, va al santarello. E quindi comincia la persecuzione, che può essere una cosa, come dire, leggera ma non troppo, il sorrisino ironico, l'essere un pochino emarginati, l'essere messi da parte, l'essere preso in giro, questo sta sempre in chiesa, adesso è diventato il santarello, parla col prete, si va a confessare, tutte queste cose qui, oppure può scadere in cose molto molto grosse, è stato per Gesù, ma Gesù non deve essere morte per questo motivo. Ecco, la meditazione conclude con queste parole, no? Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece immagine della propria natura. Vivere come Dio vuole significa accogliere quello che Dio ha pensato per noi e in questa vita cominciare a gustare l'immortalità. Che cos'è l'immortalità? Non è che non passeremo per la morte corporale, perché per la morte corporale purtroppo, a causa del peccato originale, dell'ira del diavolo, abbiamo sentito, è entrata. E come diceva San Francesco, nessun uomo ci può scappare. Noi sappiamo che la morte è la sintesi, il simbolo di tutto ciò che è brutto. Noi la morte ce la sentiamo nel cuore, la morte la distribuiamo, no? Come si dice, quando trattiamo male una persona, come si dice, l'abbiamo mortificata, no? Mortificata che significa? Vuol dire morte facile, etimologicamente, cioè gli abbiamo fatto la morte, l'abbiamo ammazzata. Trattandola male, l'abbiamo ammazzata. Il problema è che se siamo anche suicidi, la morte ce la seminiamo pure dentro di noi.
Perché se capiamo male, noi ci facciamo del male, ci diamo da soli la morte. La Chiesa che ci insegna che cos'è il peccato mortale? Il peccato mortale è il suicidio dell'anima, cioè dare la morte alla tua anima, privandola dell'amicizia con Dio. Questo produce dentro di te un malessere, uno stato d'animo, un'agitazione, una tristezza, una disperazione, un non senso che ti uccide e che gli amici di Dio non conoscono. Gli amici di Dio possono anche essere ammazzati, possono anche essere martirizzati, ma questa morte non la conoscono. Non la conoscono perché non se la danno a se stessi e non la danno al prossimo. Danno la vita a se stessi, danno la vita al prossimo e a volte danno anche la vita per il prossimo o per il Signore. Capiamo quindi che ci sono veramente due orizzonti completamente opposti, due modi di vivere completamente speculari. Ecco, adesso in silenzio davanti a Gesù ci ripensiamo in tante cose e io da sacerdote prego veramente lo Spirito Santo che mi ha invocato che possa volgere il nostro cuore verso il nostro Maestro, farci innamorare degli esempi che ci ha donato, perché una volta che ne siamo innamorati ha fatto il 50% del lavoro, perché poi il resto ci aiuta lui ad essere suoi veri discepoli e suoi continuatori, piccoli, lentamente, poveri, ma veri, in questo mondo. Siamo dato, onorato e ringraziato ogni momento. Santissimo Dio.